Cari amici, prima di svolgere qualche considerazione sull'attività della Regione, consentitemi di rivolgere un pensiero commosso a un esponente politico che è scomparso in questi giorni, Roberto Maroni. Roberto Maroni è stato segretario della Lega, è stato ministro, presidente della Regione Lombardia, ma è stato soprattutto un uomo di grandissima umanità e sensibilità personale. Uno di quegli esponenti politici rari nel panorama politico del nostro paese. Un esponente politico che non ha mai mancato di rispetto ai propri interlocutori anche quando si esprimevano opinioni diverse e che non ha mai perso il senso umano della lotta politica e dell'impegno politico. Ho appreso la notizia della scomparsa di Roberto con grande dolore, veramente una figura di grande umanità, di grande semplicità e credo che meriti di essere ricordato, onorato come una delle figure più belle del mondo politico del nostro paese. E rivolgo ai suoi figli e alla sua famiglia le condoglianze e i sentimenti di partecipazione di tutta la comunità campana. Per il resto è stata una settimana contrassegnata dalla presentazione della legge di bilancio del governo Meloni, oltre che da tanti altri eventi che riguardano la nostra regione. Sulla legge di bilancio presentata dal governo, due valutazioni rapide, una di apprezzamento per la prudenza che ha mostrato il governo. Non hanno presentato una legge di bilancio che facesse saltare i conti dello Stato. Devo dire che da questo punto di vista è stata una legge di bilancio a misura di Draghi. Sinceramente non si capisce il motivo di tante opposizioni fatte anche da Fratelli d'Italia per un anno e mezzo per arrivare poi a fare una legge di bilancio che fondamentalmente ricalca gli orientamenti, le preoccupazioni, i vincoli adottati anche da Draghi nell'anno e mezzo in cui ha governato l'Italia. In ogni caso, bene, è da apprezzare l'elemento di prudenza che è stato adottato dal governo. Per il resto, in attesa di avere la versione definitiva, ovviamente ci sarà una discussione parlamentare. Qualche osservazione critica su alcuni punti. Sulle pensioni c'è stato un intervento abbastanza demagogico e inconsistente sulle pensioni al minimo, che viene pagato però con il blocco del recupero dell'inflazione per le pensioni superiori a 1.600 euro. Quindi hanno dato qualche euro per le pensioni al minimo. Bisognava dare anche di più, per la verità, ma viene tolto a quello che era atteso dai pensionati al di sopra dei 1.600 euro al mese. Abbiamo soprattutto decisioni pesantemente negative per quanto riguarda enti locali e sanità. Sulla sanità si impegnano 2 miliardi di euro. Tenete conto che solo l'inflazione oggi in Italia è al 12%. Di questi 2 miliardi, 1 miliardo e mezzo deve essere impegnato per l'aumento dei costi dell'energia nelle strutture sanitarie e 3 miliardi e mezzo sono stati impiegati dalle regioni nelle iniziative contro il Covid. E i 2/3 di quelle risorse non sono ancora stati restituiti alle regioni. Non c'è praticamente un euro per finanziare le case di comunità dal punto di vista del personale.
le case di comunità godono di finanziamenti europei, ma quando la Regione Campania nei mesi scorsi ha chiesto al precedente governo quante sono le risorse per pagare il personale destinato alle case di comunità, la risposta è stata zero. Ancora oggi, anche con il nuovo governo, la risposta è zero. Quindi le case di comunità rischiano di rimanere una pia illusione nel nostro paese. Non viene sbloccato il Fondo Sviluppo e Coesione. Noi abbiamo avuto una polemica con il precedente governo. Rialimentiamo la polemica con questo governo. Fondo Sviluppo e Coesione significa 20 miliardi di euro destinati al sud. Alla Regione Campania 5 miliardi e mezzo. Stanno bloccando i finanziamenti destinati al sud perché stanno tentando di assorbire, diciamo così, volevo dire rubare i soldi destinati al sud per spalmarli sul resto del paese. Non va bene, non è tollerabile. Sta di fatto che quei 20 miliardi di Fondo Sviluppo e Coesione rimangono bloccati. C'è stata una discussione molto ideologica sul reddito di cittadinanza. Tutte le forze politiche hanno detto che quella misura andava corretta, modificata. Corretta e modificata da che punto di vista? Primo, distinguendo le aree di povertà, le famiglie con disabili, le persone che non possono andare a lavorare, gli ultra cinquantenni, sessantenni, famiglie numerose. Questo fa parte di un compito doveroso dello Stato di aiuto alla povera gente. E su questo c'era consenso da parte di tutte le forze politiche. Per quanto riguarda invece i giovani che percepiscono il reddito di cittadinanza, tutti quanti hanno detto che occorreva apportare delle modifiche. Tranne Fratelli d'Italia che proponeva l'eliminazione del reddito di cittadinanza. Bene, il tema del reddito di cittadinanza è stato affrontato in maniera assolutamente sbagliata e ideologica. Noi dobbiamo eliminare, in questo senso, correzioni necessarie, eliminare le aree di furbizia e di parassitismo. Abbiamo visto che ci sono stati innumerevoli casi di percettori di reddito cittadinanza che non avevano assolutamente diritto. Ora, questo problema viene risolto in termini molto semplici, facendo controlli preventivi, non dando prima i soldi, il reddito di cittadinanza e poi illudendosi di fare i controlli, perché i controlli successivi non li fa nessuno. Si poteva e si doveva dunque introdurre un criterio molto semplice di modifica: diamo un aiuto anche ai più giovani che non hanno lavoro, ma facciamo controlli preventivi per verificare se ci sono imbroglioni e parassiti e per evitare di sprecare soldi a danno della povera gente vera. Questa misura, controllo preventivo, che avrebbe risolto al 90% i problemi, non è stata adottata. Ed è stato affrontato il tema del reddito di cittadinanza in termini ideologici assolutamente inaccettabili. La sensazione che si ha è che si immagina di assorbire quelle risorse per spalmarle sul piano nazionale, ancora una volta. Questo è inaccettabile. Un conto è la lotta contro il parassitismo, contro gli imbroglioni, un altro conto è privare di un sostegno la povera gente. Hanno rinviato una decisione finale alla fine dell'anno prossimo, vedremo quello che proporranno. Quello che è inaccettabile è affrontare in termini ideologici questo problema, che va affrontato con molto equilibrio, con molta misura, perché
con molta decisione nei confronti di chi è imbroglione, ma con molto rispetto e sensibilità nei confronti di chi ha bisogno di un aiuto dello Stato. Ancora in queste ore, al di là della legge di bilancio, abbiamo avuto prese di posizione da parte del Presidente del Consiglio Meloni. Quello che manca nel reddito e nella legge di bilancio per i comuni non è stato corretto. I comuni non avranno un euro in più. Presidente del Consiglio ha annunciato che ci sarà un'iniziativa del governo in relazione alla figura di reato dell'abuso in atto d'ufficio a tutela degli amministratori pubblici. Io ormai non tollero più le dichiarazioni relative all'abuso di atto d'ufficio, essendo stato l'unico esponente politico in Italia da 10 anni a questa parte ad aver segnalato la necessità di modificare profondamente l'abuso in atto d'ufficio e per alcuni versi cancellarlo perché è un'ignominia. È un'ignominia, una figura di reato indefinita. L'abuso in atto d'ufficio viene definito in questi termini: violazione di leggi, norme e regolamenti, cioè tutto l'universo diventa un reato inevitabile, una cosa ignominiosa. In 10 anni nessuno ha avuto il buon senso, non il cuore, il buon senso di eliminare questa figura di reato così come configurata. Non si è fatto nulla per la vigliaccheria politica del Partito Democratico, anche quando il PD ha espresso ministri della giustizia, e per la ignavia e la vigliaccheria di tutto il resto dello schieramento politico. Nessuno ha avuto né il buon senso né il coraggio di prendere una decisione. Adesso, per l'ennesima volta, abbiamo un impegno a modificare l'abuso in atto d'ufficio. Il governo si è appena insediato, abbiamo il dovere di aspettare per verificare i risultati. Noi siamo qui ad aspettare. Vediamo se dopo 10 anni riescono a produrre qualcosa nel Parlamento italiano e con il governo in carica. Nel frattempo il governo ha preso una misura irresponsabile, ha stabilito che la giornata di oggi era l'ultima giornata per presentare la documentazione relativa al superbonus. Abbiamo stabilito qui in Campania. Abbiamo già dato disposizione in questo senso agli uffici del Genio Civile che le domande e la documentazione tecnica relativa al superbonus può essere presentata anche via PEC, posta elettronica, anziché sul sito dedicato del Genio Civile che si è ingolfato. Si è bloccato tutto nella giornata di ieri perché abbiamo avuto centinaia di domande concentrate in un arco di tempo brevissimo, quindi abbiamo deciso che era possibile avanzare questa domanda anche via PEC. Venendo alle cose nostre, sanità. Bene, abbiamo avuto la conferma che ancora una volta per quanto riguarda i tempi di pagamento dei farmaci da parte della Regione Campania sono i più brevi d'Italia. La Campania paga, dando una prova straordinaria di efficienza, i farmaci che acquista in 15 giorni. Per darvi qualche termine di paragone, la media nazionale di 43 giorni. L'Emilia-Romagna paga 51 giorni, la Campania 15 giorni, la Lombardia 35 giorni, il Veneto a 31 giorni,
la Liguria 55, Piemonte a 36, Toscana 76 giorni per il pagamento dei farmaci. Sicilia 49, Molise 165, Lazio 28. Quelli che vanno meglio fra le altre regioni pagano nel doppio del tempo della Campania. Abbiamo dimostrato di saper fare e saper vincere la sfida dell'efficienza. È un'ennesima prova che abbiamo dato in Campania, che si aggiunge a quella che abbiamo dato nella gestione del Covid, Covid per il quale la Regione Campania è la regione che ha avuto il tasso più basso di decessi per Covid di tutta Italia. Abbiamo cose importanti che è bene ricordare. Per il Santo Bono abbiamo approvato la gara per la nuova progettazione per il nuovo Santo Bono. Faremo un nuovo ospedale Santo Bono che sarà il riferimento regionale per la pediatria e uno dei punti di eccellenza in Europa. Già oggi è un punto di eccellenza il Santo Bono. Straordinario. Vi ricordo che in Campania noi facciamo a tutti i neonati degli accertamenti relativi a malattie genetiche rare, con una puntura sul tallone ogni bambino o bambina che nasce in Campania ha questo accertamento diagnostico. Questo consente nella nostra regione di curare forme di atrofia muscolare spinale quando viene individuata per i neonati. Individuarli all'atto della nascita vuol dire salvare i neonati con la somministrazione di un farmaco a spese del servizio sanitario che costa ogni dose un milione di euro. Questo ha consentito davvero di salvare la vita e il destino di tanti bambini nati con questa patologia. Abbiamo approvato ancora in queste ore il fabbisogno aggiornato e gli stanziamenti finanziari relativi per la radioterapia. Questo consente di avere un'intesa anche con i centri privati accreditati. Siamo ancora impegnati per la definizione del progetto esecutivo per l'ospedale unico della Penisola Sorrentina. A Salerno il progetto è quasi completato, lo si sta validando, si va in gara entro quest'anno. All'inizio dell'anno prossimo si va in gara per il progetto di unità spinale all'ospedale da Procida. Stiamo definendo il progetto quasi completo per Sessa Aurunca. Continuano i lavori per l'ospedale di Solofra, sono in corso lavori in decine di ospedali. Stiamo facendo uno sforzo immane, sapendo ovviamente che sullo sfondo c'è un problema drammatico che riguarda la carenza di personale, ma è un problema nazionale. Non c'è stata negli anni nessuna programmazione. E quindi un po' in tutta Italia c'è una carenza drammatica di personale, soprattutto nei pronto soccorsi. E questo ovviamente determina problemi sia per le liste di attesa sia per l'area dell'emergenza. Notizie importanti per quanto riguarda lavori pubblici e trasporti nella Regione Campania. Abbiamo inaugurato un asse stradale nuovo a Vairano Scalo, Caserta, per impedire ai mezzi pesanti l'attraversamento del comune. È un tratto stradale che è in un'area di collegamento strategico fra Campania, Lazio e Molise. Oltre 6 milioni di euro di investimenti nell'ambito dei 213 milioni di euro che investiamo per la viabilità minore nell'area casertana. È in corso la progettazione di grandi assi di collegamento fra l'autostrada
e la fascia costiera a Caserta. Per una parte si sono completati, per una parte sono in corso lavori a Benevento per l'Università del Sannio, altri 6 milioni di euro. Abbiamo deciso di fare indagini a carico della Regione sul sistema idrico a Benevento, per un impianto di filtrazione per la centrale di Pezzopiana e per nuove condotte idriche nell'area di Solopaca. Presentiamo oggi il master plan dei Regi Lagni, un intervento davvero straordinario che coinvolge 66 comuni nell'ambito di un contratto istituzionale di sviluppo, soggetto attuatore consorzio di bonifica, un master plan che risistema bonifica i 57 chilometri del canale centrale dei Regi Lagni, ma sarà un progetto di grande impatto ambientale, di bonifica ambientale, diretto da Kipar, che è il progettista del master plan del litorale Domizio. È una cosa che vedrete cambierà il volto di tutto quel territorio. Per quanto riguarda la mobilità, abbiamo presentato ieri due nuovi treni di collegamento fra Napoli e Piedimonte Matese. Consegniamo altri tre treni nuovi, bellissimi, entro quest'anno, nell'ambito di un programma gigantesco che riguarda il trasporto pubblico locale per l'acquisto di mezzi su ferro, treni e su gomma. Siamo impegnati nell'acquisto di 120 treni nuovi, la metà li abbiamo già consegnati, e oltre 1.000 autobus nuovi, ne abbiamo consegnato oltre 800. Abbiamo, come sappiamo, delle criticità sulla linea delle Circumvesuviana, bisogna rifare tutto il sistema della sicurezza, dobbiamo sostituire anche altri treni vecchi di 50 anni. È un programma gigantesco. Chiediamo un po' di pazienza quando si determinano problemi e criticità, ma questi li troviamo anche a Milano, anche sulle linee dell'alta velocità. Ma il programma è davvero unico in Italia. Siamo passati nell'arco di 5 anni da 0 treni a 120 treni il cui acquisto è in corso, da 0 autobus nuovi a 1.000 autobus nuovi che stiamo acquistando. Questo programma si completa nell'arco di un anno e mezzo, ma il programma più importante per investimenti di tutta Italia, insieme forse a questi livelli di investimento solo alla regione Lombardia. L'AIR, l'azienda di trasporto di Avellino, aggregata poi assorbita dall'EAV, procede all'assunzione di altri 100 giovani, oltre i 200 giovani già assunti. Presenteremo questo progetto nell'autostazione di Avellino, inaugurata qualche settimana fa e che è pienamente operante oggi. Mi dice il responsabile AIR che si stanno definendo accordi anche con strutture commerciali, con strutture di servizi che fittano i locali, con McDonald's e quant'altro. Veramente un intervento molto importante quello dell'aerostazione di Avellino e il programma di consolidamento dell'AIR con nuove assunzioni. Per la formazione professionale prosegue un impegno straordinario per giovani che hanno subito l'abbandono scolastico o che non si sono diplomati. Sono in corso progetti di formazione per oltre 4.000 giovani che vanno a lavorare grazie a questo progetto di formazione.
Nel frattempo siamo impegnati per far partire, se avremo una richiesta importante da parte dei comuni e di altri enti pubblici, di nuovo un concorso per l'assunzione di 5.000 giovani diplomati e laureati nella pubblica amministrazione della Campania, per fare in modo anche così che non vi sia questa emigrazione biblica di giovani dal sud al nord, la gran parte scolarizzati, diplomati e laureati. Questo fine settimana ci sarà davanti ai supermercati della Campania la presenza di volontari del Banco Alimentare per la raccolta di prodotti alimentari. Il Banco Alimentare sta facendo davvero un lavoro straordinario. Per la cultura parte un autobus gratuito, Dedalo, organizzato da SCABEC, per la visita ai siti archeologici dell'area flegrea. Parte domani una iniziativa per ottenere il riconoscimento del patrimonio UNESCO per il culto di San Gennaro. È una bella iniziativa, ci auguriamo ovviamente di poter avere successo in questa iniziativa, che coinvolge tutte le istituzioni oltre al mondo cattolico. Noi abbiamo una grande ricchezza di siti religiosi importanti, oltre Pietrelcina, abbiamo i santuari. Pompei, Montevergine, San Gerardo, abbiamo l'Evangelista San Matteo a Salerno, abbiamo Madonna dell'Arco, abbiamo un patrimonio, come dire, religioso davvero straordinario che può innescare anche un circuito di turismo religioso nella nostra regione. Parte il 2 evento a Salerno di Luci d'Artista. Una notizia per quanto riguarda i teatri. Abbiamo letto in queste ore che a Milano ci sarà una riduzione del 20% degli stanziamenti della Regione Lombardia e del Comune di Milano per i teatri di Milano. Giusto per ricordarlo a chi ci ascolta. Il Teatro alla Scala a Milano riceve dalla Regione Lombardia 3 milioni e 3. Il Teatro San Carlo riceve dalla Regione 7 milioni di euro, più del doppio di quanto dà la Lombardia al San Carlo e quasi il doppio di quanto dà il Comune di Milano. Il Comune di Milano dà 4 milioni di euro al San Carlo, a fronte, ripeto, dei 7 milioni di euro della Regione Campania. Il Teatro dell'Opera di Roma riceve dalla Regione Lazio 1.700.000 euro a fronte dei 7 milioni della Campania al San Carlo. Regione Piemonte 2 milioni e 2 al Teatro Reggio di Torino, Regione Puglia al Petruzzelli 2 milioni e mezzo. Bene, questi contributi, che sono già la metà o un terzo dei contributi della Regione, saranno ridotti a Milano, in Lombardia, del 20%. Dovremo fare anche noi un ragionamento su qualche ritocco, perché quello che stanzia la Regione per la cultura non ha paragone in Italia. Vi ho detto, parlo del 2022, 7 milioni per il San Carlo, 3 milioni e 3 per il Mercadante, 4 e 7 quest'anno per il Festival, per il Campania Festival, 4 e 2 per il Giffoni Film Festival e così via. Beh, è evidente che dovremo fare qualche ritocco anche noi. Rimarremo sempre al doppio del finanziamento di altre regioni. Ma mi interessava ricordare
quello che facciamo per la cultura nella regione Campania, che non è la regione più ricca d'Italia. E sono cose che davvero meritano rispetto e apprezzamento. Mi faceva piacere ricordarlo a qualche smemorato che fa finta di non saperlo. In conclusione, consentitemi di esprimere le condoglianze alla famiglia di Cesare Attolini, un grande maestro della sartoria napoletana che è scomparso. Attolini ha prodotto, come dire, gli abiti utilizzati nella grande bellezza dai protagonisti del film, ed è stato anche quello, come dire, un elemento di sottolineatura della bellezza, del valore della grande sartoria napoletana. Davvero un saluto alla famiglia e l'espressione del nostro cordoglio per la scomparsa di Cesare Attolini. Per quanto riguarda il Covid, in conclusione, nessuna novità particolare. Il mio invito alle persone fragili, agli anziani, è a vaccinarsi, a farsi la quarta dose, insieme con la vaccinazione antinfluenzale. C'è stata una notizia che non riguarda noi, riguarda la Cina popolare. Avrete sentito che in Cina sono stati individuati 31.000 positivi Covid. Rispetto alla popolazione della Cina è una cifra banale. I cinesi sono 1 miliardo e 400 milioni. È un piccolo campanello allarme perché quello che succede in Cina arriva in Europa con 1 mese e mezzo, 2 mesi di ritardo. Auguriamoci di no questa volta, anche perché abbiamo alle spalle una campagna di vaccinazione molto importante che abbiamo fatto anche in Italia, nonostante i Novax e nonostante l'opportunismo di Fratelli d'Italia e della Lega per 1 anno e mezzo. Quindi abbiamo una protezione importante, però stiamo attenti perché il virus corre, perché le varianti corrono. Per quanto possibile, manteniamoci prudenti. Come vedete, in qualche caso, l'unico che individuate con la mascherina è il presidente della Regione Campania. Non fa niente, io continuo a mantenere l'esempio, a dare l'esempio. Nei luoghi di assembramento, nei luoghi al chiuso, ci avviciniamo alle feste, ai cenoni. Per l'amor di Dio, un po' di prudenza. Fatevi qualche tampone in più e mettetevi la mascherina quando ci sono gli assembramenti. Non è un grande sacrificio, ma un elemento di prudenza non guasta. Un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie.